Antonio, alle nostre spalle un totem che ti ha visto lavorare proprio su questo pezzo. Di che materiale è? Dunque, è Pietra della Maiella, in realtà è, ci spiega il nostro vicepresidente, calcarenite, E insomma. qui non c'è solo la tua mano, anzi le tue mani. No, qui ce ne sono otto di mani, siamo quattro scultori. Abbiamo pensato a quest'opera collettiva e pensando di togliere ciascuno un po' di se stesso e mettere tutto nell'opera. A me piace, insomma, penso che ci siamo riusciti di fatto. Totem al furlo quest'anno, queste scritture verticali, come le avete chiamate. Land Art numero 7, però già siete rivolti al 2017, perché Land Art assumerà un altro nome, Sì, no? Diventerete una riserva d'arte contemporanea. E esattamente. perché questa svolta? Perché questo cambiamento? Dunque, in genere si parla di crisi del settimo anno nelle coppie, no? E per noi invece è stata una, come dire, una sorta di rivoluzione. Cioè l'idea di continuare con opere effimere, che per carità vanno benissimo, piacciono e, come dire, rappresentano spesso moltissimi fruitori. Però ci siamo accorti, anche attraverso i rapporti con l'università, che avere delle opere che non esistono più perché sono scomparse in natura ci crea un nocumento forte, cioè noi investiamo gran parte del nostro lavoro non soltanto nelle opere, ma anche nella comunicazione e nelle stampe. Pensare a persone che vengono a visitare questo parco, che appunto che diventerà un parco di arte contemporanea, e non trovano più le opere se non in maniera fittizia o tracce, ci crea un po' di problemi. Quindi abbiamo pensato che le opere da i prossimi anni devono essere delle opere durature, quindi continueremo con un rapporto di land art in senso non classico, nel senso di arte e di territorio. Riserva d'arte all'interno di una riserva naturale. Certo. Devo dire che dopo molte discussioni mi è venuta in mente questa idea di convogliare all'interno del posto dove siamo, appunto che è una riserva naturale dello Stato, l'idea di essere riserva, cioè riserva per artisti. E anche di riservarci la possibilità di una scelta più forte rispetto a quelle che abbiamo fatto precedentemente, dando possibilità praticamente a tutti i giovani di esprimersi. Quindi riserva di libertà, sicuramente. Sicuramente una riserva, come è sempre stata, è nello statuto della casa, per cui noi apriamo la nostra casa nella maniera più semplice, accettiamo tutti quelli che si mettono in gioco. E questo è quello che ci piace moltissimo. Artisti bravi, artisti famosi, artisti meno famosi, giovani che è la prima volta che fanno un'installazione e che gli tremano i polsi.